povera Boschi. Renzi le aveva promesso di farla diventare una madre della Costituzione e adesso l'abbandona come una figlia di nessuno. E già tanto se non lega a un guardrail sulla Firenze Mare. D'altra parte è anche un po' colpa della Boschi, eh? Come fai a fidarti delle promesse di Renzi? Cioè, lui lo fa continuamente. Lo sanno tutti che Renzi ha un problema. Lui è un promettitore compulsivo. È malato, ragazzi. No, guardate che è una sindrome brutta, eh? A parte gli scherzi. È una patologia che porta alla rovina. No, non alla sua, alla nostra. Guardate solo in questa finanziaria cosa ha promesso. Adesso ascoltami. Prometto, sì, son fatto così. Ha promesso riduzione dell'IRES, 14esima alle pensioni, sostegno alle partite IVA, più soldi alle scuole private, incentivi alle imprese, assunzione di 10.000 statali, bonus per i diciottenni, bonus per i neonati, bonus per le ristrutturazioni e infine anticipo pensionistico. Ma dove minchia li trova i soldi per far tutto? Ha trovato il petrolio sotto il bagno di casa? Al momento l'unica cosa che sappiamo è dove prenderà i soldi per l'anticipo pensionistico, l'APE, come la chiama lui. Li prenderà ai pensionati. Guarda che l'APE è forte, eh? In Italia ormai l'APE va fortissimo. Prima c'era solo l'aperitivo, l'apericena, da domani sarà anche l'aperipensione. Al posto della pensione ti danno due olive. E sì, perché con l'APE uno potrà andare in pensione in anticipo, ma con una riduzione, perché dovrà farsi un prestito. Deve farsi fare un prestito e quindi pagare le rate ad una banca e ad un'assicurazione tutti i mesi finché campa. Huffington Post, in pensione anticipata con l'APE e con la fregatura. Ma Renzi, cosa vuoi che gliene freghi che ci sia la fregatura? Tanto mica ci va lui a spiegare i dettagli in TV. Ci manda Padoan. Ragazzi, l'avete visto? Padoan da Floris. Cioè, martedì scorso non l'avete visto. Lui come economista è bravissimo, è stimato in tutto il mondo, eh. Solo che a difendere le sparate che si inventa Renzi non ci riesce, non ce la fa. Ma non ci riuscirebbe nessuno, nemmeno Mario Draghi dopato come Ben Johnson. Ora, guardate come arrancava Padoan sulle domande di Floris. Sembra a me al mio esame di terza media. Fammelo vedere, vai, vieni. I contributi INPS dovrebbero essere inclusi. E la IVA versata? Mancata IVA versata? Probabilmente sì, ma qui c'è una questione europea. Perché l'Europa potrebbe dire, beh, non si fa. C'è, l'IVA è sottoposta al regime europeo, quindi... Beh, quindi che rimane alla fine? No, rimane un ammontare significativo. Però c'è un'assicurazione, si era detto, no? C'è un'assicurazione, sì. Che ricade su chi va a chiedere i soldi? Che ricade... Adesso, in questo caso, non sono in grado di rispondere. Però ancora è da decidere se quell'assicurazione si rivale sullo Stato, sull'INPS o sul singolo che ha chiesto. Non è che poi vanno a chiedere i soldi alla famiglia, no? No, questo è... Perché l'assicurazione quello dovrebbe... Ha a che fare con il singolo individuo.